Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come fissare le batterie al frame. Analizzeremo sia i battery strap che i metodi per non far slittare la batteria. In descrizione trovate il link di tutti i prodotti che vedremo in questo video con un elenco di codici sconto. Partiamo dai battery strap. La prima cosa che dobbiamo fare è assicurarci di utilizzare quelli di ottima qualità. Risparmiare sul battery strap è una delle cose più sbagliate che possiamo fare, perché quelli economici sono estremamente fragili e si rompono anche dopo un piccolo crash. Se il battery strap si rompe, è molto probabile che la batteria si stacchi dal drone. Se questo succede, non possiamo attivare il buzzer. Questo ci rende estremamente difficile recuperare il modello se cade lontano da noi. Gli strap da evitare assolutamente sono quelli composti dal solo velcro. Questo tipo di strap è estremamente fragile e si rompe dopo un piccolo crash. In commercio troviamo anche dei battery strap con una specie di gomma sopra. Anche questi sono da evitare, in quanto questo piccolo strato di gomma non garantisce nessuna resistenza aggiuntiva. Alcuni modelli hanno una cucitura aggiuntiva, ma ritengo che non sia sufficiente a garantire una buona resistenza e non possiamo fidarci lo stesso. Vediamo ora i battery strap che vi consiglio di acquistare. Questi tre sono gli unici che vi garantiscono la massima resistenza a qualsiasi impatto. Il primo che abbiamo è quello col nastro telato a fibra di vetro. Il materiale è resistentissimo, tuttavia ho notato che col tempo il nastro tende a usurarsi, soprattutto se cadete nelle spine o qualcosa di simile. Questo non altera la resistenza, solo che magari col tempo, quando il nastro è molto rovinato, sarebbe meglio cambiarlo. In ogni caso comunque mi sento di consigliarvi questo tipo di strap perché l'ho trovato molto resistente. Infine abbiamo questi due che sono prodotti da fare in frame. Li trovate sul loro store insieme a tanti altri prodotti per FPV, come il Torretta che abbiamo già visto nella recensione e tanto altro. Il primo è in Terodon, materiale che unisce alta resistenza a peso ingombri molto contenuti, in aggiunta a questa striscia riflettente che lo rende molto bello. Per finire abbiamo lo strap in Kevlar, materiale che non ha bisogno di presentazioni perché è praticamente indistruttibile. Si tratta di una fibra sintetica dalla grande resistenza meccanica. Al momento questo battery strap è quanto di più resistente possa offrire il mercato. Come ho detto, tutti e tre sono estremamente resistenti e validi, ma quello che mi è piaciuto di più è questo in Terodon. Una volta scelto il nostro battery strap preferito, è venuto il momento di fissare la batteria al frame. E ovviamente solo lo strap non è sufficiente a bloccarla, perché senza niente la batteria si sfila al primo urto. La prima soluzione è usare la gomma antiscivolo che di solito viene fornita in dotazione con alcuni frame. Questa soluzione non mi piace molto, perché se lo strap si allenta o non lo avete stretto bene, la batteria rischia lo stesso di sfilarsi. Una soluzione decisamente più efficace è usare questi sticky pad della Uruaf. La confezione comprende ben 5 pad più 2 panni per pulire la superficie dove andranno sistemati. Infatti sul fondo hanno un potente adesivo 3M per fissarli saldamente al frame. I pad sono molto grandi e possono essere ritagliati in modo da usarli su più frame. Il materiale è estremamente appiccicoso, ma non rilascia nulla sulla batteria. In ogni caso usate sempre il battery strap perché da solo non basta a bloccare la lipo. Un altro sistema per bloccare la lipo è usare del velcro, ne abbiamo di due tipi. Il primo è il classico velcro adesivo composto da due parti. Io di solito compro quello largo 3 cm perché è perfetto per le batterie. Il velcro è composto da due parti diverse, mettiamo una piccola parte con i dentini nel frame e l'altro tipo sulle batterie. Una volta fissata la batteria al frame rimane molto stabile e non slitta più. Se volete qualcosa di più duraturo abbiamo anche questo particolare velcro della 3M, il Dual Lock. Il Dual Lock è composto da un unico tipo di dentatura. Non è possibile abbinarlo al velcro classico. Il Dual Lock 3M ha una durata e resistenza maggiore di quella del velcro classico ed è indicata per chi vuole un po' di sicurezza in più. Io comunque non ho mai avuto nessun problema col velcro normale, quindi secondo me non ci sono molte differenze.
Quindi per concludere, il mio consiglio è usare battery strap di qualità, abbinandoli a qualcosa per non far slittare la batteria. Io preferisco il velcro, ma sia il dual lock che gli sticky pad sono ottime alternative. Questa era una panoramica sui metodi che abbiamo per fissare le lipo al frame. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questi o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.